anche la scorsa settimana. Intanto l'opportunità per Richard con la palla che danza in area di rigore, spedita via. Poi Ugherani, la finta ancora Ugherani, sinistro, Lupinella c'è. Poi ancora la conclusione, botta risposta con il tentativo di Raguso. Con Turmena velocissimo e prova con il sinistro, attenzione adesso si ostacolano proprio Arillo e Turmena. Allora spazio per il contropiede di Arcidiacone che fa partire un sinistro velenosissimo. Sbaglia adesso questo pallone, anzi Ozan l'ha perso con Maluco, servito da Diogo Maluco, grande intervento di Gagno in uscita. Ozan e Ferrandinho, riceve adesso Ferrandinho, arriva Turmena che arma il sinistro in due tempi. Martino la tiene lì con Fortino e prova a coordinarsi al volo, cicca il pallone, contropiede Polistena, Creaco prova a battere a rete, stava arrivando a sinistra anche Maluco. Gagno che ingaggia ancora il duello con la difesa del Napoli, Maluco resiste, Maluco e poi Arcidiacone, doppio palo incredibile per il Polistena, porta stregata. Turmena succede da Grasso, quindi Fernandinho, gran numero ancora Fernandinho che prova con un pallonetto, Martino fa mezzo passetto indietro e apre la manona sinistra salvando in angolo, gran numero di Fernandinho, ora gran numero qui di Creaco che va via ancora in progressione, Creaco esce Gagno e chiude e Creaco chiama a gran voce la propria tifoseria, prova Urio a servire, Maluco Coelho chiude e va a calciare in due tempi, Martino la blocca con Creaco che si alza adesso alla sinistra a fianco di Diogo. Diogo prova ad armare il sinistro, Gagno altro grande intervento e la toglie proprio Vieira, va a puntare cabeza, poi scarica in avanti per una grande conclusione di Galliani, forse ci ha messo la punta delle dita Pedro Siqueira con un'altra parata incredibile. La L84 che ora si riporta in avanti proprio con il numero 10. Ancora Iosico cerca spazio. Buono il tocco per Riovino. Miracolo, miracolo di Ditano. Il campo, il capitano al suo posto Pota. Proprio lui il tocco dentro per Iosico. Ancora Ditano che vuole salire in cattedra con quest'altra parata incredibile. Iosico prova a farsi spazio. Ci riesce cabeza con la manona. La tira fuori Ditano. Poletto, gran palla per Esposito, la giocata Esposito, murato da Weber, la risposta del Ledo di poco, Esposito, Sanchez se ne va sulla sinistra, Weber esce e mette in calcio d'angolo, poi Poletto, Sanchez, si distende il Ledo, Sanchez con il mancino, Weber a dire di no e a mettere in fallo laterale, la palla in mezzo. Riparte Lido, 2 contro 1, Cutrupi per Esposito, Esposito calcia, Weber para e poi Pulvirenti mette in angolo. Sanchez per Cataldo, Cataldo, Weber. Sanchez in area di rigore, Sanchez, Recasens, Sanchez, ancora Weber. Coco per Murillo, Dovara. Tante rotazioni per Ramiro, qui bella palla, Ghi la girata improvvisa col destro, André per Coco, ancora la parata di Dovara su Misael, miracolo di Dovara. Taliersio prende la rincorsa, anche lui forse calcia col destro, sì, calcia addosso a Mazzocchetti che para. Finita qui, Meta Catania batte Futsal Pescara 3-1. Intanto Wilde recupera palla, poi la giocata di Duarte, transizione del Real, va via Giappa Duarte, la palla per Patias, il tocco ancora per Duarte e l'ha tolta in qualche modo Casassa, parata clamorosa, rimessa per il Ciampino con Casassa che va subito dalle parti di Gio Sala che ha un po' di spazio, calcia la parata di Montefalcone, Oselito, lancio di Duarte perfetto per Patias, che ha spazio Patias, Casassa si oppone, dice di no, ancora Duarte, lancio per Petrov che di prima va da imparato, Casassa, Salas, salta Salla, ancora Salas, salta anche Raubo, strappo di Salas, Petrov, Casassa, la Portuga, palla fuori per Pina appena entrato, si gira Raubo, Montefalcone dice di no, Oserito, Ercolissi di prima per Patias che lotta con Salla, la tiene Patias, si gira Patias che va via, ancora Casassa. Che parata e che partita di Mirko Casassa.
non c'è un attimo di tregua. 2.26, calcia Wilde, Montefalcone, che parata per Salas, che va da Ercolessi, che ha un po' di spazio, lancia Patias, che da solo la mette giù. Patias, Casassa col ginocchio destro, 4 contro 2, Wilde, palla ancora per Montefalcone, due volte ancora Salla, la mette fuori Duarte, poi Montefalcone calcia la telepina, ma finisce qui Bagatini. Pallone di ritorno per Dimas che se ne va in banda, la parata ancora di Dalcin, ancora per Bagatini, vuole l'1-2 con Nicolodi, riesce a tenere in campo il pallone Bagatini, ancora Dalcin che sta diventando adesso grande protagonista di questa partita, ancora da Tiago Grippi, Nicolodi per Marcelinho, grandissima parata di Dalcin. Dimas qui a sfilare il pallone a Caponigro, poi Matheus Dalcin, pallone indietro per Caponigro, sassata del 7 che aveva trovato una grandissima risposta di Ducci. Trentin calcia col destro, Ducci ci mette le mani e la allunga in calcio d'angolo. Attenzione per adesso qui il pallone in profondità per Taborda che la lascia lì per il gran destro del Ciolito. Salas risponde con un grande intervento, Luan Fiuza, i riflessi del numero 12 petrarchino. Jefferson alza il pallone sul secondo palo per la botta al volo di Felipe Mello, la risposta di Carlos Espindola, servito Fortini che controlla con la suola e allarga ancora per Cuzzolino che andrà sicuramente sul sinistro e così lo esplode Fiuza, ancora Pablo Taborda, rientra, va su Salas, De Oliveira ancora per Salas con la puntata, Fiuza sempre posizionato al posto giusto, calcio d'angolo, non si sono capiti inizialmente, qui la volea al volo Fiuza, parata clamorosa di Luan Fiuza sulla botta al volo di Canale, è stata deviata da un giocatore del Petrarca, clamorosa parata di Luan Fiuza.